Salve a tutti, io sono l'avvocato Paolo Cesiano e a proposito dell'aspetto legale, ragazzi, quando parliamo di ASIO facciamo molta attenzione perché tutti giustamente sono preoccupati da un discorso di tassazione, ma non solo quello, state attenti anche a non farvi portare le arance in carcere, perché il rischio molto forte quando non si fanno le cose in regola è anche subire delle sanzioni penali. Prima di fare un po' di approfondimenti, giuro non farò riferimento ad alcuna normativa, non vi annoierò con cose troppo tecniche. Vi spiego un attimo perché siamo qui insieme sul palco, perché io e Francesco siamo i cofondatori e soci di Diritto del Web, che si occupa di business online e quindi di fiscalità, legalità per business online e quindi anche per tutto ciò che riguarda NFT, ICO, cripto, eccetera, eccetera. E Luca, che potrebbe sembrare venire da un mondo totalmente diverso. In realtà siamo continuativi e ci siamo trovati proprio perché riteniamo di stare tra persone per bene, professionisti bravi, lo siamo, e poi perché è molto utile questo lavoro insieme, perché ora Francesco terminerà di parlare, vi darà un po' più magari nozioni tecniche per quello che può interessare a tutti voi, quindi anche chi detiene semplicemente poche centinaia di euro in criptovalute e risiede in Italia ha bisogno di avere un po' di informazioni da un punto di vista fiscale, e mi auguro che se siete qua un minimo di criptovalute le abbiate, se no che siete venuti a fare. E mentre io e Luca ci integriamo bene, perché Luca vi serve se invece siete stati fortunati e avete fatto molti soldi con le criptovalute, oppure bravi, non solo fortunati, e quindi avete l'interesse magari a un certo punto di andarvene all'estero, e poi possiamo lavorare insieme, e già ci è capitato su alcuni progetti che riguardava soprattutto ICO e nuovi progetti NFT, proprio perché lì c'è una necessità di un'integrazione sia legale che fiscale. Questo perché? Perché la maggior parte dei progetti che nascono, per fortuna, in questo mondo solitamente non nascono da persone che vivono insieme nello stesso luogo fisico. Siamo a Milano, quindi chi più di noi può saperlo, e come dice mio padre, neanche la Madonnina c'ha i genitori di Milano, perché uno è di Caserta e l'altro è di Benevento, e questo vale un po' per tutti. Quindi chiaramente quando noi lanciamo un progetto ci troviamo davanti a una serie di collaboratori che vengono da tutte le parti del mondo. Questo ci dà una grossa convenienza, perché chiaramente noi possiamo andare a scegliere la base di lancio della moneta da un punto di vista giuridico e fiscale nel paese che ci può convenire di più. E la convenienza che dobbiamo andare a selezionare deve essere di stampo fiscale, perché dobbiamo risparmiare su quelle che sono le tasse che eventualmente pagheremo sul nostro progetto se ha successo, e da un punto di vista legale, perché sappiate che il nostro progetto, se ha successo o meno, da un punto di vista legale rischiamo lo stesso. E oggi abbiamo una grossa problematica in Italia, e quindi veniamo a noi, ed è una domanda che mi è stata anche posta in questi giorni, cioè: Paolo, ma perché non c'è regolamentazione in Italia? Perché non capisco, anche se faccio una ricerca su internet o se parlo con un avvocato, come mi devo comportare, non tanto se acquisto le cripto o le NFT, che anche là è tutto un casino, soprattutto fiscale, ma da un punto di vista legale, se voglio lanciare un progetto. E qui c'è un segreto che non vi vogliono svelare, se vogliamo fare i complottisti, e cioè che la Consob e le altre autorità di controllo in realtà non ne capiscono un cazzo, lo possiamo dire. Perché non ne capiscono nulla? Perché noi viviamo in una bolla, nella bolla di chi investe, tutti i giorni vive questo mondo, e abbiamo un bias cognitivo per il quale noi pensiamo che tutti ne capiscono. In realtà al momento i soggetti all'interno delle autorità di controllo che hanno una competenza forte sono pochi e non stanno a guardare noi. Anzi, paradossalmente mi auguro che qualcuno di voi lo guardi, no? Perché vuol dire che stiamo parlando di portafogli, detenzioni, progetti che hanno milioni e milioni di euro, e quindi lì c'è un interesse. Per noi comuni esseri mortali che stiamo con patrimoni sotto il milione di euro non c'è tutto questo interesse. E la stessa cosa chiaramente vale da un punto di vista di regolamentazione, e questo parlando della Consob ad esempio, giusto per fare i nomi e cognomi, che è l'autorità che fa appunto controllo per la borsa, per le società e quindi per quelli che sono gli investimenti finanziari. Purtroppo quando dà i pareri è un po' codarda, e questo l'abbiamo visto anche ad esempio noi addetti ai lavori nel gioco d'azzardo, cioè da un colpo alla botte e un colpo al cerchio, perché fa dei pareri e noi addetti ai lavori non li capiamo, perché uno gli fa una domanda precisa: posso fare un ICO? Posso lanciare un NFT? Si parla di investimento finanziario, lo posso equiparare a uno strumento finanziario? E rispondono ni. Ma ni che cazzo vuol dire? Perché se io una cosa la voglio lanciare, devo avere la libertà di lanciarla con delle regole precise. Perché se poi quelle regole non le ho, non puoi venire a sanzionarmi
cosa che a volte succede ed è successa anche in altri ambiti. E questo è il motivo, e chiudo, anche di questa relazione professionale, perché ad oggi, quando parliamo di queste cose, quindi lancio progetti in ambito cripto a 360 gradi, non partiamo dall'Italia, perché c'è un problema sia di stampo fiscale che di stampo legale. Perché non è come per gli strumenti finanziari che abbiamo una normativa molto complessa e che non conviene adempiere e ci conviene andare ad esempio in un altro paese dell'Unione Europea e poi farci dare l'autorizzazione perché abbiamo passato le certificazioni nell'altro paese, ma ci conviene direttamente andarcene perché viviamo in un'enorme zona grigia. Con questo passo la parola a Francesco, che è un commercialista e mio socio, che invece vi darà un po' più di nozioni tecniche a quello che interessa a tutti, quindi anche il semplice acquisto di cripto. Infatti, mi ha piacere, sono Francesco Riccio, commercialista e lavoro con questi due splendidi ragazzi da un po' di tempo e ci occupiamo di questa materia complessa. Ad oggi la normativa applicabile è non lo so, fumosa. Abbiamo qualche documento di prassi dell'Agenzia delle Entrate, qualche orientamento e noi cerchiamo di dare ai clienti ovviamente tutti gli strumenti utili per evitare sanzioni per evitare di fare errori e cercherò di essere breve perché purtroppo l'argomento è noiosissimo, quindi l'hanno lasciato a me perché sono due maledetti, e cioè purtroppo chiunque investe in criptovalute e quindi possiede una determinata valuta è costretto a fare la dichiarazione dei redditi, il ormai famoso quadro RW. Quando ho iniziato a lavorare RW non esisteva, forse c'era, ma era qualcosa che non lo so, facevo 4.000 dichiarazioni all'anno, lo vedevo 3 volte. Ad oggi invece è impressionante, qualsiasi cliente lo deve andare a compilare, perché questo è un quadro che è utile per dare in primo luogo risposta a una norma che è il monitoraggio fiscale. Quindi l'Agenzia delle Entrate ci obbliga a dichiarare, quindi a confessarle, dove mettiamo il nostro denaro se non è in Italia. Le criptovalute sono verosimilmente all'estero e quindi dobbiamo compilare questo quadro RW. E va fatto sempre, anche se investo poco, quindi non badate a chi dice sotto i 5.000, sopra i 15.000, eccetera. Non è vero, non è così. Esiste un articolo ben preciso che ci obbliga alla dichiarazione dei redditi. E quello che vogliamo far passare oggi, poi ovviamente correggetemi, è che rispondere a questa esigenza, a questa obbligazione tributaria, frutto del monitoraggio fiscale, non vi costringe al pagamento di nessuna imposta. Ovviamente alcuni di voi avranno generato nel tempo eventualmente delle plusvalenze, gestiranno dei portafogli di investimento in cripto di importo importante, pertanto magari qualcuno sarà anche soggetto alla tassazione, ma, e questo lo vediamo, nel 90% dei casi i nostri clienti o perché sono distratti, o perché sono pigri, o perché semplicemente non lo sanno, non rispondono al monitoraggio fiscale, esponendosi quindi a delle sanzioni e dei problemi anche successivi, quando basterebbe indicare il proprio patrimonio in cripto senza subire alcuna imposizione fiscale. Perché, banalmente, lo dico rapidamente, la plusvalenza generata, quindi effettivamente incassata, potrebbe essere tassata al 26% qui in Italia. Il possesso, il semplice possesso di un determinato controvalore in euro di criptovalute non genera alcuna imposta di per sé. Il possesso, io posso avere anche 1 milione di qualsiasi coin su Binance e lo dico all'Agenzia delle Entrate, di per sé non mi costringe a nessun versamento a titolo di imposta o tributo. Però perché è importante farlo? Perché se a un certo punto noi decidiamo, perché abbiamo fatto i soldi e vogliamo andare a tirarci fuori da un qualsiasi exchange i soldi e metterceli in tasca perché ci vogliamo comprare la macchina e non un immobile, non possiamo farlo a meno che non siamo, boh, non lo so, dove ci possiamo fare la macchina? A Dubai ci possiamo fare la macchina? Ok, a meno che non mi volete comprare la barca ai Caraibi, a quel punto e ve le andate a pagare con i bitcoin e il passaporto pure ci possiamo comprare lì, ma queste cose se ne occupa lui. Noi siamo costretti a passare per una banca, siamo tutti contro le banche, io personalmente no, però tutti i nostri clienti spesso hanno questa visione delle banche un pochino, non lo so, estrema, ma ci dobbiamo passare. A quel punto vuol dire che io quell'investimento lo devo convertire. Che succede? Lo converto in Italia, magari ho generato plusvalenze, ci pagherò le mie tasse, ma magari qualcuno vuole rimanere qui, va bene, ma qualcuno invece dice ho fatto un sacco di soldi, all'Agenzia delle Entrate italiana onestamente questi soldi non glieli voglio dare.
Chiamo Luca e dico: Luca, senti, ma dove posso andare a fare cash out? Perché non voglio pagare assolutamente nulla di imposta. A quel punto lui dice: perfetto, andiamo lì. Andiamo lì, dobbiamo aprirci un conto corrente perché sempre da là dobbiamo passare. E a questo punto interviene, o meglio, sorge un nuovo problema grosso, che è quello dell'antiriciclaggio. Ormai lo sappiamo tutti, è sempre più frequente il dover far fronte a queste problematiche legate a da dove arrivano questi soldi. Come mai tu hai 1, 2, 3, 100 milioni, Paolo ce li ha, 100 milioni sul wallet, ma com'è possibile? E non puoi arrivare lì così e dici, nudo alla meta, dici ce li ho, fidati. No, non si può fare. Se tu intanto invece negli anni hai fatto come un bravo contribuente tutte le tue piccole dichiarazioni, senza pagare nulla, lo ribadisco, senza pagare un euro di imposte qua in Italia, arrivi fuori, la banca ti dice perfetto, questo ha comprato, venduto, cripto, ce li ha, vieni qua, vieni da me, sono pure contenti, ti fanno mettere i soldi sul conto corrente e ti compri la barca, la macchina e quello che vuoi tu. Quindi vado a chiudere dicendo che mi raccomando, non avete paura dell'Agenzia delle Entrate, dovete conoscere le regole del gioco perché sennò purtroppo ne perdete solo voi. Parlate con chi per fortuna questo mondo lo vive come investitore, come professionista e sa perfettamente come strutturare una strategia per minimizzare il carico fiscale e soprattutto non incorrere in errori banali perché poi rischiate di perdere più di quanto avete guadagnato perché poi l'agenzia. Lo sapete, purtroppo reagisce male, si ci scopre e ormai parlano la nostra lingua, i controllori, giusto?